Il governo guidato da Enrico Letta barcolla sull'orlo del collasso dopo che i ministri del partito dell'ex premier Silvio Berlusconi hanno comunicato l'intenzione di dimettersi. La crisi di governo fa aumentare il rischio per l'economia e il debito pubblico. Ne parlo con Paolo Manasse, professore di economia politica dell'Università di Bologna, in collegamento internet da Milano. Ciao Paolo, bentornato a Bloganza. Ciao Luciano. Il governo Letta dunque è in crisi a causa dei guai giudiziari dell'ex premier Silvio Berlusconi, la cui condanna definitiva per frode fiscale lo sottopone al procedimento di espulsione dal Senato. Una situazione che mette l'Italia, il terzo debitore al mondo dopo America e Giappone, un paese in crisi profonda, asfissiato da 2 anni di recessione, in un moltiplicatore del rischio. Paolo, quali sono le possibili conseguenze economiche della crisi di governo? Sono vari. La prima conseguenza economica è che si accentua una paralisi di governo. Questo governo finora non mi sembra abbia brillato per, così, per misura, per intraprendenza. Questa situazione è un ulteriore stallo e quindi vuol dire un rinvio alle calendre greche dei provvedimenti necessari per l'economia italiana. Prima di tutto una spending review che abbia senso e attraverso questa poi una riduzione della pressione fiscale vera e non finta, cioè non attraverso il rinvio di tasse, con una riduzione dell'imposta sul lavoro, il famoso cuneo fiscale. E questa è la paralisi. In più, oltre alla paralisi, ci sono dei forti rischi perché se questa paralisi politica dovesse essere confermata, probabilmente si avrebbe una crisi di confidenza nel nostro debito, quindi conseguenze molto potenzialmente devastanti sui nostri tassi e sulla nostra solvibilità. Il rendimento del BTP decennale sale al 4,66%, il massimo di oltre 3 mesi, e la volatilità sulle obbligazioni statali risulta la più alta tra i mercati della zona euro. Il cosiddetto spread, cioè il differenziale di rendimento con le obbligazioni statali tedesche, si allarga fino a 290 punti base, il massimo dal 22 di luglio. Al momento le aspettative sono che il rendimento sul BTP decennale possa arrivare intorno al 5%. Il tasso di rendimento aveva raggiunto il 7,48% nel novembre del 2011. Tu cosa credi sia lecito aspettarsi su rendimenti e spread? Ma io credo che quello che temono i mercati finanziari è proprio questa paralisi che tradotto vuol dire che si arrivi ad elezioni senza una riforma del sistema elettorale e quindi si riproponga dopo le elezioni esattamente la stessa situazione politica, cioè la mancanza di una maggioranza qualsivoglia, quindi una necessità di fare una coalizione pasticciata tra arcinemici a quel punto. Quindi se questo è lo scenario che preoccupa i mercati, è chiaro che questo scenario diventa più probabile con le dimissioni dei ministri del centrodestra. Se questo è vero, è chiaro che quindi lo spread non potrà che risentirsi perché si avvicina, diciamo, in qualche modo lo scenario diventa più probabile uno scenario di pericolo. Di quanto non è ovvio calcolarlo, io ci ho provato sul mio blog, ma secondo me è lecito aspettarsi nei prossimi giorni un aumento degli spread nell'ordine dei 50-60 punti base, quindi la stima degli analisti che tu ricordavi mi sembra piuttosto verosimile. Berlusconi vuole andare alle elezioni, il premier Letta e il presidente Napolitano intendono fare di tutto per mantenere in piedi una coalizione di governo. In entrambi i casi viene da chiedersi com'è possibile che i politici italiani possano salvare il paese visto che hanno fallito finora. Sì, dunque il fallimento, diciamo, della classe politica italiana credo sia sotto gli occhi di tutti, però bisogna anche distinguere tra responsabilità, come dire, appunto personali di persone che non sono all'altezza da problemi invece di carattere istituzionale. Questi problemi di carattere istituzionale hanno a che fare soprattutto con il meccanismo elettorale, con il sistema elettorale e quindi mentre come dire, l'idea di mantenere comunque a qualsiasi costo una stabilità di governo, anche del governo più inefficace, non è un'ottima idea, quello che è un'ottima idea è quella di
comunque arrivare a una riforma del sistema elettorale prima delle nuove elezioni che scongiuri la possibilità di trovarsi ancora con un sistema paralizzato da veti contrapposti. Quindi la stabilità di per sé, secondo me, non è un dogma, però in questa situazione la cosa da fare è velocemente una qualsiasi governo, un governucolo che gode di una assoluta maggioranza in Parlamento, faccia questa benedetta riforma elettorale che dia comunque un premio sufficiente per governare chiunque vinca le elezioni e poi si vada al voto, perché questa sia la cosa meno traumatica, sia per il presente che per il futuro. Credi che l'arrivo della Troica sia più probabile adesso, Paolo? Sì, è più probabile nello scenario cattivo in cui non si riesca né ad avere diciamo, una maggioranza qualsiasi per fare la riforma elettorale, quindi nel caso si vada al voto con l'attuale sistema e quindi verosimilmente si riproponga da qui a qualche mese esattamente la stessa situazione senza che nel frattempo siano stati presi provvedimenti, io credo che questo provocherebbe con elevata probabilità una crisi di fiducia nei confronti dell'elito italiano e in qualche modo attiverebbe questi meccanismi di salvaguardia come l'OMT, tali da portarci sotto la tutela della Troica. Ci vorrebbe la lampada di Aladino forse per risolvere i problemi italiani. Se tu avessi a disposizione la lampada di Aladino, Paolo, cosa gli chiederesti per raddrizzare la situazione dell'Italia? Ma io credo che si dovrebbe chiedere a tutte le persone di buon senso di uscire, come dire, dai vecchi e nuovi, dalle vecchie e nuove sudditanze, mettiamola così, e mettere, in primo piano gli interessi del paese che sta facendo già un'enorme fatica a risollevarsi, già praticamente non sta riuscendo a risollevarsi dalla crisi, economica e quindi cercare, insomma, chiederei ad Aladino di dare a queste persone, un sussulto di dignità e mettere gli interessi del paese, che in questo caso credo coincidano appunto con un governo che faccia poche cose e poi si vada al voto al di sopra dei propri interessi, diciamo, di carriera politica. Paolo Manasse, professore di economia politica dell'Università di Bologna, in collegamento da Milano. Grazie Paolo e a voi per averci seguito. Arrivederci. Grazie, ciao.